Ci sono momenti nella storia in cui il destino dell'umanità si è giocato lontano dai campi di battaglia, non tra i carri armati e le trincee, ma tra le righe di un messaggio. È durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre il mondo bruciava sotto le bombe, che si è combattuta un'altra guerra, silenziosa, invisibile, ma decisiva. Una guerra fatta di codici, di cifrature, di lettere che sembravano senza senso. Da una parte c'era la Germania nazista, con il suo esercito avanzato e un sistema di comunicazione praticamente inviolabile. Dall'altra, il Regno Unito e gli alleati, che cercavano disperatamente un modo per intercettare e decifrare quei messaggi segreti. E al centro di tutto, una macchina. Enigma. Un dispositivo usato dai tedeschi per nascondere ogni ordine, ogni strategia. Ogni giorno il suo codice cambiava. Ogni giorno la sua ombra mieteva vittime senza sparare un colpo. Ma poi entrò in scena un uomo, un matematico silenzioso, geniale, Alan Turing. Uno di quelli che non alzano la voce, che non cercano la gloria, ma che, con la sola forza del pensiero, possono cambiare il corso della storia. La macchina Enigma non nacque come un'arma. Fu progettata negli anni 20 dall'ingegnere tedesco Arthur Scherbius per cifrare messaggi destinati al mondo industriale. Ma quando il nazismo cominciò a prendere potere in Germania, l'esercito tedesco la adottò per cifrare tutte le comunicazioni militari. E con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, nel 1939, Enigma divenne lo scudo segreto della Wehrmacht, la forza armata del Terzo Reich. Era un oggetto curioso, sembrava una macchina da scrivere, ma al suo interno conteneva un sistema di rotori che, ogni volta che veniva premuto un tasto, cambiava automaticamente la combinazione. In pratica, ogni lettera digitata diventava un'altra, ma secondo un codice che mutava continuamente. Ogni giorno la configurazione della macchina veniva aggiornata. Le possibilità erano quasi infinite. Si parlava di 150 milioni di combinazioni. Chiunque avesse voluto decifrare un messaggio avrebbe dovuto trovare quella giusta prima che il giorno finisse. Poi tutto si sarebbe resettato e si doveva ricominciare da zero. Nel frattempo, le comunicazioni tedesche attraversavano l'Europa. Convogli militari ricevevano ordini, navi sottomarine, gli U-boot, affondavano navi alleate nell'Atlantico. Gli inglesi sapevano che quei messaggi esistevano, li intercettavano, sì, ma erano indecifrabili, fino a quando qualcuno non decise di sfidare l'impossibile. A nord di Londra, nascosto tra alberi e silenzi, sorgeva un edificio anonimo, circondato da segretezza. Si chiamava Bletchley Park. Non era una base militare, non era una centrale operativa. Era qualcosa di diverso, un luogo dove si combatteva con le menti. I britannici riunirono i migliori matematici, linguisti, scacchisti e pensatori del paese. L'obiettivo era chiaro: spezzare Enigma. Decifrare l'indecifrabile, vincere la guerra, senza sparare un solo colpo. E tra tutti quei volti ce n'era uno che non passava inosservato. Non per la voce, non per il carisma, ma per lo sguardo. Uno sguardo che guardava oltre. Alan Turing, un uomo solitario. Stravagante, sì, ma geniale. Parlava poco, camminava con la testa bassa, ma nella sua mente si muovevano idee che il mondo non era pronto a comprendere. Turing arrivò a Bletchley Park nel 1939. Aveva solo 27 anni. E fin dal primo giorno capì che cercare di decifrare Enigma a mano era inutile. Serviva qualcosa di nuovo, qualcosa di mai visto prima. Mentre gli altri analizzavano messaggi, lui disegnava schemi. Mentre gli altri facevano calcoli, lui progettava un nuovo tipo di macchina. Una macchina pensata per battere Enigma, usando la logica. La chiamò semplicemente bombe.
Era un gigante di metallo e ingranaggi. Ronzava, cliccava, lampeggiava. Sembrava un organismo vivo e aveva un solo scopo: decifrare. Ma non bastava accenderla e aspettare. Servivano indizi, appigli, qualcosa che la macchina potesse afferrare nel buio infinito delle possibilità. E allora il team di Turing cominciò a cercare i creeps. Piccole abitudini dei tedeschi, dettagli nascosti nei messaggi, una parola ripetuta, un saluto, una firma. Una frase che ogni ufficiale era tenuto a scrivere all'inizio dei dispacci. Heil Hitler. Due parole, otto lettere. Sempre lì, sempre nello stesso punto. Sembrava poco, ma era un varco, uno spiraglio nel muro, una possibilità. Turing costruì le prime sequenze. La macchina provava, sbagliava, provava ancora. Le notti diventavano giorni, i giorni diventavano settimane, ma nulla, solo rumore. Il ronzio della bomba era costante, una melodia ripetitiva, frustrante, ipnotica. Sembrava deridere il silenzio di chi attendeva un segno, un risultato, una svolta. E poi, un giorno qualunque, una mattina grigia come le altre, senza segnali, senza promesse. La macchina si ferma, un click diverso, un segnale. I tecnici si avvicinano, controllano, ricontrollano. Il messaggio è lì, nudo, chiaro. Per la prima volta Enigma ha parlato. Una comunicazione tedesca, leggibile, parole vere, coordinate, ordini. Niente più simboli senza senso, niente più lettere che si rincorrono nel vuoto. Ci fu un attimo di silenzio, assurdo, surreale. Poi le mani tremanti, i fogli passati da una scrivania all'altra, le lacrime, i sorrisi increduli, le grida represse in gola. Quel momento non fu solo una scoperta, fu una liberazione, un urlo muto lanciato contro il destino, dopo mesi di fallimenti, solitudine e frustrazione. Alan Turing aveva aperto la porta, e dietro quella porta non c'era solo un messaggio, c'era la possibilità di cambiare tutto. Il messaggio era stato decifrato, il codice era crollato, ma nessuno festeggiò come ci si aspetta. Nessun brindisi, nessuna fanfara, solo silenzio. Un silenzio pesante, carico di consapevolezza. Perché da quel momento ogni parola tedesca che attraversava l'etere era una possibilità. Ogni ordine intercettato era un'occasione per prevenire, per colpire, per salvare, ma anche una condanna, perché decifrare voleva dire scegliere. Nel giro di poche ore, i messaggi decifrati vennero trasmessi in segreto a Londra. Gli ufficiali inglesi li esaminarono con sguardi attoniti. Erano reali, erano veri. Una flotta tedesca stava per colpire un convoglio di navi alleate nell'Atlantico. Grazie a quelle informazioni, gli inglesi cambiarono la rotta in tempo. Le navi furono salvate. Centinaia di vite sopravvissute a un attacco che nessuno aveva mai visto arrivare prima, tranne loro. Eppure non si poteva intervenire sempre. Non si poteva salvare ogni vita, perché se i tedeschi si fossero accorti, se solo avessero anche solo sospettato che Enigma non era più sicura, l'avrebbero cambiata. E tutto, tutto sarebbe andato perduto. Così iniziò una nuova guerra. Una guerra fatta non solo di codici, ma di scelte morali. Sapere e non agire. Lasciare che un attacco avvenisse, per non svelare la verità. Accettare la morte di alcuni, per salvarne molti altri domani. Turing e i suoi colleghi vivevano in questo limbo. Ogni messaggio era una lama a doppio taglio. Ogni decisione pesava come una condanna. Non erano soldati, ma portavano addosso il peso di migliaia di vite. E non c'erano medaglie, non c'erano riconoscimenti, solo il rumore della macchina. Il battito meccanico della bomba, che continuava giorno e notte, come un cuore artificiale che teneva in vita l'Europa. Dicono che chi vince una guerra scrive la storia, ma a volte chi la vince non può nemmeno dirlo.
Il lavoro di Turing e del suo team a Bletchley Park rimase segreto, totalmente, per anni, per decenni. Mentre i soldati combattevano in Africa, in Normandia, tra le macerie di Berlino, mentre il mondo guardava i fronti, le invasioni, le bombe, nessuno sapeva che le mosse più importanti si stavano giocando su una tastiera, dentro una stanza anonima, lì dove i numeri diventavano armi. Gli storici stimano che la decifrazione di Enigma abbia accorciato la guerra di almeno 2 anni. Alcuni dicono anche 4. 4 anni. Migliaia di bombardamenti evitati, milioni di vite salvate. Eppure, il nome di Alan Turing non comparve mai. Né in un giornale, né in un libro, né su una medaglia. Mentre il mondo festeggiava la fine del conflitto, lui tornò nell'ombra. Il suo compito era finito e con esso la sua gloria silenziosa. Il suo segreto divenne un fardello, un'intera vita ridotta al silenzio. Nessuno poteva sapere, nessuno doveva sapere. Ma la guerra per lui non era davvero finita, era solo cambiata. Alan Turing aveva salvato milioni di vite. Aveva piegato la macchina più complessa della Germania nazista. Aveva cambiato il destino del mondo. Ma per il suo paese non era un eroe. Non era nemmeno un uomo libero. Nel 1952, 7 anni dopo la fine della guerra, fu arrestato. L'accusa? Oscenità. Turing era omosessuale. E nell'Inghilterra del dopoguerra, amare la persona sbagliata era un crimine. Non importava cosa avesse fatto per la patria. Non importava che senza di lui la guerra sarebbe durata anni in più. Lui era diverso e questo bastava. Gli offrirono una scelta, o il carcere, o la castrazione chimica. Scelse la seconda, per continuare a lavorare, per non finire dietro le sbarre. Ma il prezzo era devastante. Il trattamento ormonale lo distrusse fisicamente e psicologicamente. Il suo corpo cambiava, la sua mente si spegneva. Il genio che aveva sconfitto Enigma veniva lentamente cancellato dallo stesso paese che aveva salvato. Nel 1954, a soli 41 anni, Alan Turing fu trovato morto nella sua casa. Vicino al letto, una mela morsa, imbevuta di cianuro. Forse fu un suicidio. Forse no, non ci sono certezze. Ma resta un'immagine, dolorosa, simbolica. Il padre dell'intelligenza artificiale, il pioniere dei computer, l'uomo che aveva dato al mondo un futuro, moriva nel silenzio, dimenticato, condannato per chi era, non per ciò che aveva fatto. Per anni, il nome di Alan Turing rimase nascosto. Nessuno parlava di lui. Nessuno sapeva chi fosse, la sua macchina, il suo sacrificio, la sua mente. Tutto era stato sepolto sotto il segreto militare e sotto il pregiudizio. Solo molti anni dopo, la verità cominciò a emergere, pezzo dopo pezzo, documento dopo documento. E il mondo scoprì chi era davvero quell'uomo. Non un eccentrico, non un criminale, ma un genio, un salvatore. Nel 2009 il governo britannico si scusò pubblicamente. Nel 2013 la regina concesse a Turing la grazia postuma, ma lui non era più lì per ascoltare. Il suo nome però finalmente tornava alla luce. E con esso il riconoscimento. Le università gli dedicarono aule, i musei, intere sale. Le conferenze sull'intelligenza artificiale iniziarono a portare il suo nome. E nel 2021 il suo volto è apparso sulla banconota da 50 sterline. Là dove un tempo era stato cancellato, ora veniva onorato. Alan Turing non ha vinto la guerra da solo. Ma senza di lui, forse, non l'avremmo vinta affatto. Ha combattuto con i numeri, con la logica,
con il coraggio di chi sa vedere ciò che gli altri non osano nemmeno immaginare. E oggi, ogni volta che accendiamo un computer, ogni volta che chiediamo qualcosa a una macchina, è a lui che dobbiamo dire grazie. Se anche tu credi che certe storie non debbano essere dimenticate, iscriviti al canale. Ne racconteremo molte altre.